Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, settimana di Juventus-Inter, però c'è ancora da concludere il periodo della sosta delle nazionali con questa bellissima e veramente coinvolgentissima dal punto di vista emotivo Turchia-Italia, di cui non frega un cazzo a nessuno. Ma se parliamo di nazionale, l'argomento che ha tenuto banco dopo la vergogna, perché secondo me non c'è altra parola per definirla, dopo la vergogna con la Macedonia, è Mancini resta, non resta, si dimette, eventualmente al suo posto chi, insomma, pare che siamo arrivati alla conclusione del cerchio, Mancini onorerà il contratto con la nazionale, si è convinto a restare e resterà al CT. Tutti quelli pro Mancini contenti, tutti quelli, e non sono pochi, pochi anti-Mancini scontenti, io dico la verità. Secondo me il bilancio di Mancini con l'Italia è più o meno in pareggio. Quest'estate una gloria inaspettata, bellissima, in casa di una nazione e una nazionale storica e importante come quella inglese, ragazzi, vincere gli europei a Londra, in casa dell'Inghilterra, è una roba storica che rimane proprio, quindi ha fatto un capolavoro. Poi si può parlare di culo, non culo. È chiaro, ragazzi, che quest'estate un po' di culo l'abbiamo avuto, ma non ci vuole uno scienziato. Però cosa fai? Non godi? Cosa fai? Non festeggi perché hai vinto con un po' di culo? Allora uno nella vita non gode mai, nella vita non festeggia mai, no? Quindi è normale dire che l'Italia abbia vinto con un po' di culo, come è normale che la gente sul momento, quando il culo ce l'hai a favore, dica sbatte cazzo, vinto, festeggio, sbatte cazzo, vinto, godo. Cioè, ragazzi, ogni vittoria di ogni squadra comunque accompagnata da un po' di culo. Poi quest'estate l'Inter ha vinto un paio di partite anche ai calci di rigore, è normale che la buona sorte ti ha assistito, no? Cioè, però cosa fai? Non godi? Non godi? Vinci l'Europeo in casa dell'Inghilterra? Non godi perché, ah no, però ha vinto due partite ai rigori. No, non festeggio. Ma va che, ma no, è normale, è normale. Quindi dopo questa gloria scolpita nella storia azzurra, culo non culo, sbatecate, è arrivata questa vergogna contro la Macedonia. E anche qui va detto che se per onore del vero quest'estate bisogna ammettere che c'è stata comunque una dose di culo, bisogna anche ammettere che poi dopo c'è stata una grandissima dose di sfiga, perché bastava che Jorginho mettesse uno su due di quei calci di rigore e noi eravamo belli freschi ai mondiali così, no? Quindi quest'estate culo, sì, e poi dopo sfiga anche, poi dopo se Berardi si mangia i gol a porta vuota non sarà mica colpa di Mancini. Quindi, secondo me, il bilancio di Mancini è una gloria fantastica in estate e una vergogna clamorosa. Poi dopo non andare al mondiale, peggio, secondo me, peggio di quella di Ventura, perché almeno Ventura è andato fuori con la Svezia, che non è chissà cosa, ma è una nazionale comunque che ha un po' di livello. La Macedonia, non si offenda nessuno della Macedonia se mi sta guardando, ma sinceramente con la Macedonia io mi sono vergognato, poi auguro le migliori fortune alla Macedonia. Quindi, secondo me, il bilancio di Mancini non è né troppo. Non fa così. Merita la possibilità di farci capire se dopo una gloria, dopo una vergogna, cosa ci sarà. Secondo me, se la merita. Anche perché i nomi che giravano non mi sembravano molto. Ho fatto un sondaggio su Instagram e anche su Facebook, vi ho chiesto chi vorreste come allenatore della nazionale? Le risposte: Ancelotti, Allegri, Spalletti, o ce ne fosse uno che mi avesse fatto un nome reale, fattibile, libero, libero, senza contratto. Cioè, anche io vorrei Ancelotti in nazionale. Allegri, sì, secondo voi Allegri? Conte, addirittura già chi mi ha chiesto, chi diceva Conte, sì, che Conte ha seduto su una panchina da 18 milioni, la lascio per la nazionale. In nazionale lo stipendio massimo che danno un allenatore sono 3-4 milioni, sono 4, 4 e mezzo, toh, quanto gli possono dare. Quindi i nomi reali che giravano erano la coppia Lippi-Cannavaro,
Cannavaro che ha allenato solo in Cina il Cin Cin Cin, il Guangzhou Cin, il Fin Fin Fu, lo dobbiamo mettere all'allenamento nazionale, riesumando per la terza volta Lippi, cioè per favore, mancini tutta la vita ora. Oppure De Zerbi, si è fatto il nome di De Zerbi, che comunque mi risulta essere ancora sotto contratto con lo Shakhtar, poi magari si potrà liberare vista la situazione, questo probabilmente sì. Io ho detto, se ci devo mettere Lippi Cannavaro, ci metto Gattuso piuttosto, che non è uno dei miei allenatori preferiti, però se ci devo mettere Cannavaro, che ha allenato solo in Cina, almeno piuttosto ci metto Gattuso, che c'ha un po' di gavetta, che c'ha un po' di gavetta. Però insomma, a quanto pare, Mancini ha deciso di restare e per me, ripeto, sia perché merita di farci capire se dopo una gloria o una vergogna cosa farà adesso, sia perché le alternative veramente non mi piacevano. Poi io sono un manciniano di ferro, sono sempre stato un manciniano di ferro, ho sofferto particolarmente da manciniano questa eliminazione e da manciniano non posso negare che secondo me, come Mancini ha fatto tante scelte azzeccate ed era riuscito a creare un gruppo quest'estate, poi ripeto, culo non culo, sbatte casco, quando si vince si festeggia, appunto. Poi dopo, insomma, non mi sono piaciute alcune scelte, insomma, quella anche di insistere sempre su Immobile, Immobile, Immobile. Cioè, a me non mi va neanche, mi sono anche stufato di mettere la croce sempre addosso a Immobile. Ormai Immobile l'abbiamo capito. Con la Lazio segna in ogni modo, in nazionale no. Poi la nazionale non gioca un calcio che ne valorizza le sue qualità, siamo tutti d'accordo. E allora, caro Mancio, a maggior ragione, se tu fai un gioco non valorizza Immobile, cosa cazzo lo fai giocare a fare? Cosa cazzo lo fai giocare a fare? Poi la scusa con la Macedonia su Scamacca è che aveva un problemino, un dolorino, era indisponibile. Poi non so quanto fosse vero. Ho visto che tanti si sono scagliati su Jorginho, che è quello che ha sbagliato i due rigori della discordia. Ha giocato molto male con la Macedonia, però sfido chiunque. Chi è che non avrebbe convocato Jorginho? Jorginho se lo vai a comprare costa 60 milioni. Ha vinto la Coppa dei Campioni, la Supercoppa, l'Europeo, il torneo dei Bari, il torneo di Briscola, il torneo di Domino. Ha vinto tutto, come fai a non convocare Jorginho? Poi ha deluso, siamo tutti d'accordo, non è piaciuto. Adesso bisognerà trovare dei giocatori nuovi da cui ripartire, bisognerà fare tabula rasa. Secondo me ci sono dei giocatori che basta, il tempo è finito, il vostro tempo è finito. Ciao, grazie, arrivederci Bonucci, arrivederci Chiellini, anche giocatori che veramente non sono né carne né pesce che mi hanno deluso tantissimo, tipo Emerson Palmieri, che io era uno che 2 o 3 anni fa lo volevo anche all'Inter. Quando si parlava di Emerson Palmieri dicevo, non è neanche malaccio, ma per carità di Dio, né carne né pesce, né carne né pesce, per favore João Pedro non me lo fate più vedere, è chiaro che non siamo andati fuori per João Pedro, che ha giocato 3 minuti, però veramente non mi fate, piuttosto chiamate Luca del Pisa. Io una volta ho fatto una provocazione a Sport Italia, ho detto, ma se io devo richiamare Balotelli o João Pedro, chiamo Luca del Pisa. Adesso cominciano a venire fuori questi nomi, quindi è chiaro che la mia era una provocazione, ma forse non era neanche così tanto campata in aria. Comunque concludo dicendo che secondo me in questo momento, anche perché se l'alternativa doveva essere Lippi Cannavaro, mi tengo Mancini tutta la vita. Iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic, seguitemi su Instagram, clic 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 clic, like alla pagina Facebook, clic 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 clic, e poi come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare.